Un convegno per verificare le iniziative assunte dalla città di Stilo per la sua permanenza nel club I Borghi più belli d'Italia. All'appuntamento, nel corso del quale è stato dibattuto il tema dell'articolo 9 della Costituzione per una sinergia possibile per i centri storici italiani, hanno preso parte il sindaco di Stilo, Giancarlo Miriello, il presidente della provincia di Reggio, Giuseppe Raffa, l'architetto Saverio Putorti, rappresentanza della giunta regionale, la soprintendente ai beni architettonici di Reggio e Vibo Valentia, Margherita Eichenberg, e tra gli altri rappresentanti dei comuni di Castiglione del Lago, di Fortunago, e il presidente dell'associazione Borghi Italiani, Fiorello Primi. Dalle relazioni e dal successivo dibattito è emerso che negli ultimi 2 anni Stilo ha fatto molto per impostare un sistema di salvaguardia, di tutela e di valorizzazione del centro storico, il tutto finalizzato a far diventare questo borgo della provincia di Reggio Calabria un esempio virtuoso nel percorso di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale in grado di agevolare sviluppo e occupazione. Questo è un appuntamento annuale che l'associazione che io presiedo ha imposto di fatto al Comune per fare una verifica puntuale dei progetti e delle realizzazioni che questo Comune sta facendo per mantenere la propria permanenza all'interno dell'associazione. Ci sono stati in questi ultimi 2 anni sicuramente passi importanti, soprattutto dal punto di vista della impostazione della salvaguardia, la tutela e la valorizzazione di questo splendido centro storico. Io mi auguro che con la presenza delle varie soprintendenze, della regione e della provincia, Stilo possa diventare quanto prima un esempio virtuoso per come si possa uscire da una situazione di scarso sviluppo attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio storico, artistico e culturale, soprattutto per creare nuovi posti di lavoro buono per i giovani. Su Stilo c'è molto da lavorare, molto è stato fatto, molto si potrà fare, proprio perché si tratta di definire piccoli accorgimenti per rendere il centro storico in particolare forse il più bel borgo d'Italia, non uno dei tanti borghi più belli. Oltretutto questo della definizione di borghi più belli d'Italia è un suggello importante che ci dà, è un brand straordinario che da una parte ci dà la visibilità giusta come oggi è stato fatto, ma dall'altra ci impone di rispettare alcuni criteri, alcune regole che ci consentiranno veramente di essere in linea con quelle che sono le prospettive positive che questo territorio merita.